Buon dia a tutti ragazzi, qui è DJLoco94 e vi do il benvenuto in questo mio secondo vlog sul mio canale. Allora, prima di cominciare, vedo che siete molto attenti perché, come vedete, non sto registrando questo video come un blog, potrebbe essere un vlog normale, quindi puntandomi la fotocamera in faccia, ma lo sto facendo in versione commentary, come sottofondo quel bellissimo gioco di macchine che è Toca Race Driver 2. Perché sto facendo così? Perché allora la mia fotocamera, cioè la fotocamera di mia sorella, non la trovo, lei me l'ha nascosta, quindi non so dove cercare per andarla appunto a cercare. E quindi ho detto, bah, non posso farlo, è passata una moto motorino, non posso farlo con la fotocamera, quindi proviamoci con la webcam. Ebbene ragazzi, con la webcam scatta in una maniera allucinante e non sarebbe stato un bello spettacolo per voi, anche perché i vostri occhi avrebbero lacrimato sangue fin dai primi 2 secondi. E poi, che ci crediate o no, questa è la quinta volta che tento di fare questo porco Giuda di vlog. Se devo farlo di nuovo un'altra volta, mi sparo i capezzoli. Oh, comunque sia, non è tanto di questo che volevo parlare, ma l'argomento è alquanto interessante. E come ho detto, sarà accompagnato da questa bellissima partita di Toca Race Driver 2. Anzi, non è una partita, ma sono più partite che ho registrato tramite delle partite veloci, perché non avevo voglia di fare la campagna classica. Allora, l'argomento di cui volevo parlare oggi, come vedete dal titolo, riguarda la mia partnership, perché penso di non avervi spiegato molto bene questa mia cosa della partnership, di come l'ho presa, come l'ho avuta, insomma, non vi ho dato molte informazioni al riguardo. E quindi ho deciso, adesso facciamo un video, così almeno lo spieghiamo meglio a tutti coloro che, diciamo, non hanno ancora ben concepito l'idea, insomma, non mi viene il termine, ma non fa niente. Allora, oggi è il 26 di giugno, non so quando verrà caricato questo video, molto probabilmente potrebbe essere caricato lunedì 2 luglio, ma ancora non ne sono sicuro. Comunque, oggi, come abbiamo detto, è il 26 giugno, io esattamente 2 mesi e 3 giorni fa, quindi il 23 di aprile, sono diventato partner di YouTube con TGN. Fino a lì ero tutto contento, ho detto finalmente sono partner. Ho preso questa partnership e per questi mesi ho goduto di questa partnership con TGN, che alla fine mi ha pagato ben, e dico ben, 9,04 euro. Vabbè, non sono poi così tanti soldi, però non ci sputo mica sopra, mi vanno perfettamente bene. Ma non è di quanti soldi ho preso che volevo parlarmi, ma più in generale della mia partnership, perché adesso non sono più partner con TGN, anche se voi vedete ancora il bannerino sopra il video, il banner sopra il mio canale e queste cose qua. Perché questo? Vi spiego subito. Allora, durante il mese di maggio ricevo un messaggio privato su YouTube da parte di un canale molto famoso, Jimba Network. Vi faccio subito una premessa. Avete presente che Jimba Network da poco può dare le partnership grazie a una collaborazione che ha stretto con Eurogamer? Ecco, come ha detto Alato nel video in cui ne ha parlato, questa partnership al momento è una partnership soltanto ad invito, ovvero saranno gli admin di Jimba a scegliere a loro discrezione le persone che vorrebbero far diventare partner, ecco, diciamo, proprio in modo spartano, mandandogli un messaggio. Io sono stato uno di quei fortunati a ricevere un messaggio di questo genere, quindi di diventare partner sotto Jimba Network / Eurogamer.it. E fin lì, fatemi citare Farenz, ho pensato wow cazzo! Ho detto cavolo, non ci credo. Infatti, per dire, due utenti che adesso mi ricordo un po', erano Sniper Wolf, tra quelli che hanno a cui hanno proposto Sniper Wolf, se non sbaglio, e Aprite gli occhi su. Di quest'ultimo sono assolutamente sicuro perché gliel'ho chiesto anche, quindi vabbè, comunque mi è stata richiesta questa cosa qui, ho detto cavolo sì, di nuovo wow cazzo, finalmente voglio diventare partner con loro, mi farebbe un grande piacere. Soltanto che io ero già partner con TGN, per cui mi dovevo spartnerizzare tra loro, quindi ho chiesto come devo fare, come faccio, queste cose qua. E quindi mi hanno detto, guarda, devi inviare una mail a questo indirizzo qui, gli spieghi i motivi per cui vuoi lasciare e poi ti dirà quanti giorni dovrai aspettare per poter essere spartnerizzato.
Io allora faccio così, gli invio una mail, gli do le motivazioni, queste cose qua, e poi mi dicono che avrei dovuto aspettare una ventina di giorni prima di poter essere spartnerizzato completamente. Aspetto una ventina di giorni e poi boom, puntuale come un orologio svizzero, mi invia una mail il George, il boss di TGN, che mi dice che mi hanno spartnerizzato e che ora posso andare sotto qualsiasi network. Io finito gli ho detto, e vai, finalmente posso diventare partner con Jimba Network. E voi pensate, quindi adesso sei partner con Jimba Network? No, perché questo? Allora, nonostante io abbia ancora tutte le funzionalità dei partner, non sono ancora partner con Jimba. Perché questo? Perché ho dato, sì, tutti i dati che dovevo dare, tranne uno, che non vi sto qui a dire perché è una cosa un po', diciamo, che non è il caso di parlarne, ecco. Manca ancora quello e appena lo avrò dato potrò diventare partner con Eurogamer Jimba. Questo però per farlo devo ancora aspettare intorno circa la metà di luglio, se non vado errato. Quindi spero entro la metà di luglio o anche prima di diventare partner sotto Jimba Network / Eurogamer.it. Quindi adesso mi sento un po' come Albi, perché non so se vi ricordate in un video che ha fatto che lui aveva la partner, aveva tutte le funzionalità dei partner, quindi miniature, videoprogrammati, eccetera, ma non poteva monetizzare i video, e io sono allo stesso modo, non posso monetizzare i video. Già che ci sono, parlando di Jimba Network, voglio dirvi anche che sono diventato rookie, sono un rookie di Jimba, nonostante non abbia vinto il rookie contest, però sono comunque rookie di Jimba, perché io ho gli incozzi, come si dice qua da noi. Appunto sì, sono diventato rookie e durante la prima settimana di luglio dovrebbe essere caricato un mio video su Jimba, quindi se vi interessa andatelo a vedere, anzi vi obbligo ad andarlo a vedere, punto. Quindi finito questa prima parte del vlog, direi di passare alla seconda, che è completamente dedicata alle domande che mi avete posto sotto il video dell'ultimo vlog. Bene ragazzi, eccoci qui pronti a rispondere alle domande che mi avete lasciato nello scorso episodio del vlog. Ti vuoi fare un piercing o un tatuaggio? No, ma neanche se mi paghi, perché sinceramente non mi sembra... cioè non mi piacciono tutti questi piercing o tatuaggi, perché non lo so... cioè. Non mi piace vedere il mio corpo che è tutto sminchiato. Già tanto vedere il mio corpo così normale, se me lo sminchio così, mi suicido. Scusate, l'unica volta che ho usato un tatuaggio, se così si può definire, non so se l'avete usato anche voi, sono quei tatuaggi che tu prendevi, ritagliavi, te li mettevi sul braccio o dove volevi e sopra ci mettevi l'acqua per poterli stampare direttamente sulla pelle. Non so quanti di voi li hanno messi, però io ho usato quelli da piccolo. Mi piacevano un casino, mi divertevo un sacco. Piercing la stessa cosa. Già mi dà fastidio solo il pensare che qualcuno possa tenersi un affare di metallo, plastica, alluminio, merda o qualunque cosa sia nel corpo soltanto il pensiero di tenerlo io. Suicidiamoci. E già. Qual è il tuo cantante, la tua cantante preferito, preferita? Non ho nessun cantante preferito, preferita, però ho un genere preferito, che è il rock, ma non proprio, neanche tanto il rock, ma più che altro quelle canzoni che sono suonate con una chitarra elettrica, un basso e una batteria, e se ci sta anche una tastiera, quindi quella canzone tipo che sono rock, o canzoni anche il pop, un po' anche il punk, insomma, questo tipo di canzoni qua. Se vogliamo dire un gruppo che non è il mio preferito, ma che mi piace, potrebbe essere, che so, per dirne uno, i Sum 41, per dirne uno. Ma ce ne sono anche tanti altri, che magari gruppi che non conosco, però fanno delle canzoni alquanto stupende. Secondo te è meglio Mac o Windows? Beh, ecco, diciamo che non... è come dire, è meglio una PS3 o un Xbox 360?
nessuno dei due, sono praticamente uguali. Certo, uno è migliore in qualcosa, altro è migliore in un altro, uno è peggiore in una cosa, altro è peggiore in un altro. Mac e Windows, possiamo dire allora, Mac è migliore per poter fare video, per poter gestire un po' le foto qui, insomma, per fare roba a livello multimediale, ecco. È migliore se vuoi avere un computer stabile ed esteticamente figo. Invece Windows è più adatto se devi fare roba di lavoro o roba o comunque queste cose qua, se vuoi videogiocare e basta, insomma, ti serve a casa Windows, perché non penso che, vabbè, c'è chi ce l'ha, però non penso che una famiglia media italiana si voglia spendere quei 1000+ euro per comprarsi un Mac da utilizzare a casa. Non penso. Meglio ti prendi un PC con Windows e fai. Certo, vabbè, per dire qualche differenza con Windows, ad esempio, se ti vuoi upgradare il computer lo puoi fare, con Mac non puoi farlo. Però se vuoi creare un sito esteticamente figo, un video fighissimo, ecco, su Mac lo puoi fare da subito, mentre su Windows invece sì, lo puoi fare, ma non da subito. Diciamo che secondo me iMovie e Final Cut sono due programmi stupendi per poter fare i video. E basta. Poi secondo me nessuno dei due è migliore. Poi per quello che lo uso io, preferisco Windows che Mac. Però non nego che vorrei tanto avere un Mac. Perché come nickname hai scelto DigeloQuendo94? Beh, ecco, è una storia alquanto strana, vi spiego. Allora, quando ho creato il mio canale, c'era, vabbè, c'è ancora, il canale di Loquendo Italia, che faceva e fa video doppiati su videogiochi, film e compagnia bella, utilizzando appunto il programma Loquendo, un sintetizzatore vocale, lo stesso che sentite andando alle stazioni di Trenitalia. Quel tipo che dice: il treno parte da qui e subirà un ritardo di 30 ore a causa di una ventola partita male del computer di Giampiero. Per dire una stronzata. Appunto, quindi ho detto, ma perché non farlo anch'io una cosa simile? Quindi mi sono iscritto. All'epoca c'erano tante persone che si iscrivevano mettendo il nome Loquendo, perché appunto per eguagliare Loquendo Italia. E quindi anche io ho detto, ma mettiamo un nome Loquendo. Poi come mi chiamo? Il primo nome che mi è venuto in mente è DJ Loquendo. Che poi dopo qualche mese che l'ho chiamato ho pensato, che nome di merda, poi sembra proprio un nome da bimbo. Però poi ho detto, ma chi se ne frega. Poi quando sono andato a scrivere DJ Loquendo come il mio nickname scelto per YouTube, mi dice che non è disponibile. Quindi ho pensato, va, allora aggiungiamo il 94, il mio anno di nascita, ed ecco che è nato DJ Loquendo 94. Vi dico subito che dopo un mesetto circa, che poi appunto ho detto, ma che nome brutto, voglio cambiarlo, volevo cancellare il canale per ricominciare con un altro nome. Un nome che mi era venuto in mente era che sono Loquendo Master, giusto per dirne uno. Però poi ho pensato, ma no, dai, chi se ne frega, io faccio il video, se piacciono bene, se no ciccia. E a quanto pare sono piaciuti un sacco. E quindi, boh, questa è l'origine del mio nickname. Oltre al computer, qual è il tuo hobby? Beh, ecco, i miei hobby, vabbè, appunto, oltre al computer, uno tra i miei hobby, o meglio, sì, oltre al computer, è suonare la chitarra. Suono la chitarra, o meglio, ho una chitarra sin dalla terza elementare, una chitarra classica, che davvero è stata una mia, diciamo, compagna fedele, se così si può dire, che adesso è in bella compagnia con la mia chitarra acustica, che mi è stata regalata quando ho fatto la cresima, non mi ricordo quanti anni fa, mi sembra 2 anni fa. Ero in prima superiore, no, quindi non era 2 anni fa, era 4 anni fa. Appunto sì, cioè, la chitarra è il mio secondo hobby, anche se non lo pratico poi tantissimo, però insomma, quando capita la suono. Vabbè, c'è anche giocare ai videogiochi, ma quello penso che sia neanche un mio hobby, ma un hobby più o meno di tutti. Hai Assassin's Creed Bloodiness? No, perché Bloodiness, se non sbaglio, è un'esclusiva PSP e io una PSP non ce l'ho. E nonostante sia un grande fan della saga di Assassin's Creed, sono un fan della saga dei videogiochi, della saga principale, non degli spin-off e dei comic books e dei
e dei videoclip filmati, eccetera. Anche se ho visto comunque Assassin's Creed Lineage, che è un lungometraggio fatto che la cui linea storica segue quella precedente ai fatti narrati in Assassin's Creed 2, e ho anche visto il cortometraggio animato Assassin's Creed Embers, che appunto parla della fine di Ezio, in pratica, di come muore Ezio. È davvero una cosa triste, almeno per me. Bene bene ragazzi, questo vlog è finalmente concluso, spero di non avervi annoiato in una maniera ineccepibile, quindi non so quando verrà caricato questo video, molto probabilmente, ma neanche tanto, potrebbe essere caricato il 1° di luglio, quindi lunedì, no, sì, il 1° di luglio, il 2 di luglio, che è appunto un lunedì. E quindi, boh, niente, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciarmi delle domande qui sotto nei commenti, qui sotto e non là sopra, cheat, Daniele doesn't matter, così che io possa rispondere nel prossimo vlog. Quindi, da Digiloco94 è tutto, un saluto a tutti e... Amusvera!